quest'oggi andremo a fare un unboxing video e una velocissima recensione di un nuovo NAS commercializzato da Asus Store. Parlo dell'Asus Store AS3104T. È un NAS rivolto alle famiglie, alle piccole imprese. Differisce da quelli precedentemente visti per quanto riguarda alcune piccole caratteristiche. Ad esempio, non abbiamo il link aggregation e sotto il punto di vista estetico. Andiamo dunque a fare l'unboxing video di questo prodotto e poi andiamo a vedere un attimo nei particolari. Dunque, all'interno della confezione troviamo il nostro Asus Store AS3104T, ovviamente, e questa scatola di cartone contenente i vari accessori e dunque il bundle del prodotto. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questa scatola di cartone. Allora, possiamo trovare l'alimentatore di sistema per far funzionare ovviamente il nostro prodotto. Troviamo il cavo di alimentazione con presa tedesca Schuco, un cavo LAN RJ45, troviamo delle viti per serrare i dischi all'interno del nostro prodotto, un DVD di Asus Store contenente la documentazione digitale e i software Asus Store Control Center e quant'altro per inizializzare il nostro prodotto, e infine questa welcome, questa guida veloce di Asus Store che ci mostra varie procedure per registrare il nostro prodotto sul sito di Asus Store e verificare la compatibilità di dischi e quant'altro. Bene, diamo dunque uno sguardo più da vicino al nostro AS3104T. Come potete vedere, sulla parte frontale non troviamo i soliti bay ad estrazione rapida, quindi non possiamo inserire i dischi direttamente dal frontale. Invece troviamo questa trama in rilievo a quadretti, diciamo, molto molto piacevole. Sulla parte invece destra, nel mio caso, troviamo i LED di status del sistema, troviamo una porta USB 3 e il bottone di copia rapida. Sui laterali non abbiamo assolutamente nessun logo, mentre sul retro possiamo trovare altre due porte USB 3, il tasto di accensione, che invece che essere sul frontale è posto sul retro, una porta HDMI, troviamo il classico Kensington lock, se non ricordo male, sì, è qua sotto, la porta LAN RJ45 gigabit, il plug per l'alimentazione di sistema e un piccolo foro per il tasto reset. Ovviamente avrete per forza notato la grande ventola da 120 mm posta in estrazione. Cosa dire, come fare a inserire i dischi all'interno di questo prodotto? È molto semplice, ci sono queste quattro viti da svitare sul retro. Vediamo di farlo in maniera piuttosto rapida e mostrarvelo. Una volta tolte le viti, basta far slittare questa parte verso il retro e rimuovere la calotta. Ci ritroviamo con il prodotto nudo, smontato. Abbiamo i dischi montati. Io ho inserito questi quattro Western Digital Red per fare i test. Richiuderlo è molto semplice, operazione apposta. Si inserisce l'altra metà dello chassis in plastica e si rimettono le viti. Adesso non sto a rimetterle, vabbè sì, le mettiamo,
non volevo perdere altro tempo, però ormai ho fatto 30 e facciamo 31. Dunque, cosa dire di questo prodotto? È mosso da un processore Intel Celeron dual core a 1,6 GHz con turbo core a 2,16, 2 GB di RAM. Non espandibile, questa è un'altra differenza rispetto ad altri modelli 4 bay che abbiamo già recensito, che solitamente avevano un altro slot per l'espansione della RAM. In questo caso non si può fare, come avete visto non c'è una seconda porta LAN e quindi niente link aggregation. Supporta l'hypertranscoding via hardware, quindi la trasformazione dei vostri video verrà fatto a livello hardware dal processore e non dal software. Questo permette una fluidità e una pulizia e una chiarezza delle immagini in fase di streaming molto molto migliore. Parliamo un attimo velocissimamente delle performance. Abbiamo una stabilità in fase di trasferimento di file singoli intorno ai 100 megabyte al secondo. Abbiamo effettuato i nostri test, soltanto in RAID 6 abbiamo notato un piccolissimo calo, però diciamo che è in linea con questo dato, appunto 100 megabyte, scusate, al secondo. Anche il trasferimento USB 3 è più che soddisfacente. Detto questo, qui dovrebbero essere apparse le immagini di qualche test effettuato con Crystal Dismark, eccetera, eccetera. Anzi, che se Dismark abbiamo anche raggiunto i 118 megabyte al secondo, che è un eccellente risultato. Per vedere foto, test completi, vi rimando alla recensione completa, appunto, che trovate in descrizione. Vi esorto a iscrivervi a questo canale di YouTube, troverete un mucchio di altre recensioni. Vi consiglio di iscrivervi anche al nostro portale extremehardware.com. Potrete partecipare a numerosi contest dove si vincono un mucchio di periferiche e quant'altro. Detto questo, da Angelo della redazione di Extreme Hardware è tutto. Alla prossima, un saluto, ciao ciao!